E benvenuti in me molto altro, sono il me anonimo, qualunque cosa. E oggi, da dove ci eravamo lasciati nel precedente gameplay di Gran Turismo, dove ho vinto, perché ho vinto una gara, capirai, voi avete vinte tante, io però ho vinto quella, sono soddisfatto di me stesso. Andiamo a fare con la Camaro l'evento della trazione anteriore delle macchine. Ora andiamo a vedere che l'evento è difficile. Andiamo a fare intanto le qualifiche. Le qualifiche e vediamo come si comporta sta macchina. Dalle qualifiche si capisce tutto. Guarda come spigne già. Questa è una grandissima macchina. Vai, 2-1, forza che le ali del vento ci portino lontano. Ovviamente dovremmo equipaggiarla al meglio, però voglio vedere così se già può giocarsela. Ricordiamo, l'evento prevede la patente B, perciò vediamo come regge. Se regge bene sta macchina. Vabbè, logicamente io poi devo fare le cose mie sbagliate. La devo un pochetto provare sta macchina, perché sono abituato a quell'altra. Mazza che rumore che c'ha. Ah, male, male, male. Andiamo alla gara. Le qualificazioni non sono mai stato capace nella gara, tanto meno di più. Ora andiamo a vedere se siamo in grado di fare comunque sia la gara, che la facciamo comunque sia sempre concentrata. E io credo di sì, perché davanti non è che ci abbiamo quelle proprio forti forti. 1-2 e partiamo. Vediamo se siamo in grado. Io credo di sì, anche se sono abbastanza veloci davanti, anzi sono più che abbastanza, forse più veloci di noi. Mamma mia, però se cominciamo così, questo è un evento da un sacco di soldi, ovviamente macchine, la sto sbagliando sta pista, mannaggia. Perché uno è abituato alle macchine che sceglie sempre e poi dopo è così. Lo so che è così. Ho sbagliato tutto. Vediamo se riusciamo a recuperarla. Comunque ho fatto solo una modifica nel precedente gameplay a questa macchina, a quanto riguarda la marmitta, mi sembra. Ma guarda come se ne va pure questa di macchina. È un po' complicata, Mamma mia, come non si regge sta macchina. Dobbiamo fare un sacco di modifiche. Mo vediamo se riusciamo a ricchiapparli questi, ma la vedo dura, Anche perché loro già stanno girando la curva e quindi la vedo un po' male sta gara. Veramente è partita male. Una l'ho ripresa, perciò diciamo che ci sono in pista, nel senso che potevo fare molto meglio sicuramente. L'ho recuperati, diciamo. Io però voglio farla così, voglio continuarla così, perché è giusto, se no usciamo sempre, andiamo a barare. Vabbè. Ingovernabile però, Credo, no, allora ci ripenso, perché voglio metterla a punto sta macchina e fare questo evento, così almeno lo facciamo bene. Ho detto una bugia prima, volevo farlo per poi andare a vincere le altre due, ma no. Ma no. Allora andiamo la macchina, la Chevrolet, e mettiamola appunto a questo punto. Allora i freni sicuramente questi, così la miglioriamo, dai. Equilibratura di freni io direi
sin da subito sì, anche se ce leva un sacco di cose, perché comunque a velocità ci siamo un pochettino. E a questo punto mettiamo il motore da 2000 dollari, 313 di potenza, di cavalli. Allora, abbiamo 18.780. Quindi vediamo che fare, magari sui pneumatici. Li mettiamo da corsa, facciamo duri e morbidi, proviamo sta, anzi tutti morbidi da 15, proprio da corsa, morbidi e morbidi, io direi morbidi e duri, facciamo una mescolanza, 12.500, dai, va bene così, comunque le ruote dovrebbero reggere, abbiamo 6.000 da spendere, allora sminilitura, proprio questa, cercavo, ok. Abbiamo speso tutti i 40.000, che tanto li andiamo a riprendere in un altro gameplay sull'altra gara. E andiamo alla corsa di questo evento. Allora, trazione, vai. Adesso dovremmo essere leggermente più forti. Perché dovremmo essere leggermente più forti, assolutamente più forti. Allora, vediamo che si può fare. La qualificazione la salto perché l'ho sempre ritenuta inutile. Per le gare queste semplici. Poi dopo, quando c'è da fare la 24 ore, non mi ricordo se stava nel primo gioco. Comunque gli altri eventi un po' più complicati. Allora ci si pensa. Andiamo a fare sta gara. Adesso siamo carichi come un pulcino appena nato. 3, 2, 1, lasagna al forno. Beh, ma mo vi do un pochino di pista, eh. Un pochettino sto lì insieme a voi, cari amici. Già si vede la potenza. Mo vediamo sul freno. La devo testare la macchina perché non so come si comporta. Però abbastanza bene, già sembra. Brutta qua, brutta, però siamo lì, siamo vicini, anche se ci hanno superato tutti. Questa è una questione di guidare bene e non andare sull'erba, soprattutto Chevrolet. Non so se la vinco, ma molto difficile. Mannaggia, ho preso l'erba, mannaggia. Recuperala, recuperala, meno male. Mannaggia l'erba, oh. Appena la tocchi è fatta, eh. Infilate, guardate questa grigia se tu la mettete in mezzo. Mannaggia la miseria, mi ha tamponato sta maledetta. Mannaggia, ma vai avanti, cretina. Ma guarda quella. Ma ha tamponato questa. La macchina di Mr. Bean. Ma perché non. Ma vai a fare la patente, disgraziata. Guarda, la mi prende in giro. Disgraziata che non sei altra. Disgraziata che non sei altra, te sei messa in mezzo. Ti ho visto che l'hai fatta apposta. E io poi te sto a far pure a vincere. Guardala ancora, un'altra botta. E vabbè, questa andiamo così. Vediamo dopo se riusciamo a rimediare. Comunque i soldi li prendiamo. E vediamo la prossima evento. Perché adesso andiamo avanti. Non posso sempre chiudere. Mannaggia a te. Mannaggia a te, ma come guidi? Ma pia la patente. Vabbè ragazzi, fa parte, ragazze, fa parte anche di questo. Zero, un punto ci hanno dato. Grazie.
AE86, Trueno, GT Apex, mannaggia a te. Mannaggia a te proprio. Quanto ci hanno dato dei soldi? Un euro? 300 euro? Vabbè, ci si fa una cena, dai. Ci si fa una cena. Sessione successiva. Mi si è messa davanti e che devo fa? Oh, mamma mia, mamma mia. Però comunque la macchina va potenziata un pochettino di più, perché come il discorso di prima. Però per potenziare questa c'è da vincere quell'evento che abbiamo già vinto nel precedente gameplay e poi modificare questa. Qui cerchiamo la Deep Forest a fare meglio. Uno e vai. Sta maledetta questa sua destra. Questa è quella gara che... ho capito qual è. Ho capito qual è, sì. Questa è dura, appena si sbaglia qua è la fine per tutti. Mannaggia l'erba. Adesso c'è la galleria tra un pochettino. E mo non mi ricordo qua com'è. Ah, ok. E poi c'è la curva un po' larga, diciamola così. Abbiamo preso abbastanza bene, ma non so se arriviamo prima di lui. Forse sì. Sull'accelerazione siamo leggermente un po' più veloci. Aia, aia, qua abbiamo rischiato. Guarda questa verde che tampona, perché sa che sa sta a rischiare. Guarda quest'altra dietro. Mannaggia, che brutta perdita di aderenza. Siamo tranquilli. Siamo abbastanza vicini e niente di più. Brutto muro stavamo prendendo là. Questa verde è forte davanti, Mannaggia, ci stava facendo rigirare perché ha frenato davanti. Mannaggia, mannaggia, l'erba. Ma dai, l'erba, cioè, ti blocca proprio in questo gioco. Vabbè, ci sta, Però, cavolo, ha bloccato proprio. D'altronde, però lo so. Quarti non è un punteggio fatto bene, però la macchina va testata. Qualche sordino ce lo riprendiamo, tanto la rifacciamo subito sta gara dopo. Perché devo anche provare la macchina come va e la sto capendo quel che può fare. Però comunque sia, va migliorata. Adesso vediamo tutti i circuiti. L'ultimo dovrebbe essere... Tanto 1000, vabbè, niente di che, si sa. Sessione successiva, non so se sono solo 3 gare, credo di sì, però. Almeno vediamo come sono fatte anche le piste, che sono più o meno sempre quelle. Ma... E dobbiamo capire la macchina come si comporta su ste piste, perché sì, le piste sono quelle, c'è poco da fa. Devo capire come frenare, come girare, come fa tutto quanto. E poi dopo comunque potenziarla, non so come. Secondo me la prossima gara dobbiamo farla proprio così. Vediamo qua come ci comportiamo. Anche quella verde è forte.
Ah, brutta, brutta bestia, brutta bestia. Questa praticamente è una pista inversa. Ah no, è quella della patente B, credo. Però una, cioè una pista abbastanza lunga, c'è margine di recupero. Vabbè. Ma se per muro no. Guarda qua, guarda come mi sta a tamponare. Ma sta a far diventare una scatoletta. Vabbè, mi ha mandato fuori strada. Però terzi. Però terzi, e tutti gli sbagli del mondo che sto facendo, eh. Eccoli. Questa è una della sei. Eccola qua. Abbiamo fatto tutti gli sbagli. La macchina ancora non è pronta per fare questo tipo di gara. Però siamo vicini. Dovremmo testare, in realtà. Facciamo così. Usciamo dal gioco e andiamo a fare con quell'altra macchina, andiamo a prenderla nel garage, andiamo a fare quell'altro evento. E vediamo se è in grado di competere. Allora, andiamo a prendere l'altra macchina che sta al garage e che è la nostra Supra. Cambia. E ok. Andiamo al menu principale. Vai alla corsa. GT League, questa qua. Io sono sicuro che non ce la faremo mai qua. Qui non ce la faremo mai. Però non si sa, perché la macchina non è che non è potente. È abbastanza potente. Però secondo me qui è pure da testare queste piste. Un po' alla ricerca, alla scoperta. Vediamo un pochettino. Le piste saranno cambiate, quasi sicuramente. No, è sempre quelle. Vediamo come si comporta la nostra Supra. Allora. Quelle sono macchine... sono bel più che potenti. Però... però un cavolo. Boh, non lo so, non vi so dire ancora. Certo, dobbiamo guidare bene qua. Non poco da fare. Perché parlo? Perché? Allora, uscita dal gioco perché io non ci sto. Perché dico guidare bene e poi vado fuori strada così in malo modo? Mannaggia a me, che quando parlo. Allora, rifacciamo come se niente fosse. Loro non mi hanno visto, voi non mi avete visto. Intanto sono anche 4 gare, perciò non poche. Non poche per il discorso punteggio e... Allora, qualificazioni che non faremo mai. Che magari qui servono, però vediamo un pochettino la macchina come sta, anche se qui dovrei anche potenziarla, perché avevo levato i potenziamenti, forse, se ben ricordo. Ah, 3 giri addirittura, non più 2, perciò ce la potevo anche fare. Ok.
Non lo so se ci riusciamo, eh. E poi questo gioco me lo ricordo che dovevamo fare sempre le stesse gare, era per certi versi noioso per questo, per accumulare i soldi e modificare le macchine o comprarne di migliori. Non è facile. Sono abbastanza veloci le macchine quelle davanti, però è vero anche che ho sbagliato parecchie cose, tipo questa. Però tre giri, eh? Io mi scordo sempre, tre giri sono. Non è detto, sono lì. Se uno guida bene, sti altri due giri, non è detto, dai. Non si potrà fare il miracolo, ma qualcosa di buono. Sì, sicuramente, però vediamo. Però sembrerebbe che io non abbia la velocità giusta per fare certe pretese, almeno non in questa gara, ma credo neanche nelle altre. Troppo drifting, però non dico che ci siamo avvicinati per nulla, però no, mamma mia. Troppa distanza tra noi e quelle macchine. Io direi di fare le altre gare. Quella che già abbiamo fatto nel precedente gameplay e andare... fatto tanti errori e comunque non mi sarei mai avvicinato a quelle macchine. Vediamo, completiamo questo giro, vediamo che cosa si può fare, ma credo che si possa fare veramente poco. Vabbè, se poi facciamo così è ancora peggio. Allora, facciamo una cosa, lo so, è antipatica sta cosa, però andiamo indietro, facciamo la nostra garetta e con quei soldi, con quei benedetti 40.000 dollari o euro, come volete voi, ci modifichiamo la Camaro. Quindi, non a casa, ma vai alla corsa. Purtroppo è così, e arriviamo qua, queste cerchiamo di vincerle sin dall'inizio, a questo punto. Perché se no non abbiamo soldi per far correre la Camaro all'evento e non abbiamo soldi nemmeno per modificare la nostra macchina. Dobbiamo prenderli da qualche punto e lì 40.000 sono praticamente, diciamo, non regalati, però insomma stiamo lì. Comunque siamo comunque, abbiamo preso esperienza. Allora inizia corsa, dai, mo facciamola concentrata, non parlerò veramente e vediamo di fare sta bella cosa. Allora, pronti e via, dai.
Mannaggia. Oh, ma dovevo parlare, però mi ha tamponato quella. Mi sa che è sempre la stessa poi, eh? No, no! Mannaggia la miseria. Oh, ma oh, me tampona! Mannaggia, oh! E che cavolo! Ma dai! No, non è questa, è questa qui. Ma tamponato da dietro, ma rovinato l'esperienza. Caricamento in corso. Così. Vediamo. Poi i titoli saranno più difficili per le copertine del video. Non so che mette. Ma tamponato. Una cosa del genere. Comunque macchina ingovernabile, questa. Magari ne dovrò prendere un'altra che forse è meglio. Due, uno, ora siamo in libertà, eh. Andando fuori pista, l'abbiamo rimediata, se blocca pure il gioco. Dai, l'abbiamo rimediata, meno male. Poteva andare decisamente molto peggio. Qui ce la dobbiamo giocare. Ma dai, porca miseria, sta macchina. No, non ci credo. Non ci voglio proprio credere io. Via, almeno terzo, dai, almeno terzo, va bene, va bene. Potevamo far meglio, molto meglio, però che devo fare, se le macchine se ne vanno? Terzo va bene, dai, va bene, su. Due primi posti devo fare, per forza. Due primi posti. Terzo va bene fino a un certo punto, eh. Due primi posti molto difficili, soprattutto nella gara notturna ora. Molto complicato, vediamo, vediamo.
Vediamo che se può fa. Che non è scontata per niente questa gara. Può succedere tutto o può succedere niente. Da terzo a primo sarebbe oro colato, ma platino proprio. Platino con tutto l'incenso e la mirra. Crediamoci. 2-1. Credenza. Vai. Questa, mannaggia questa viola. Va bene, dai, va bene, va bene. Speravo, cioè, pensavo di peggio. Qualche errore qua l'abbiamo fatto, lo so. Mannaggia, più che un errore lì. Non ci frega niente. Apri il gas, primi, primi, va bene così. Va bene così. Assolutamente bene, vai, 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 che forse l'abbiamo ripresa perché quell'altra la dobbiamo vincere. Va benissimo, dai, primi è grande cosa qua. E infatti siamo primi, infatti siamo primi. Va benissimo. Oro e incenso, platino colato, vai. Riprendiamoci questi 7.000, 40.000 è difficile arrivarci se vinciamo, però dai. Uff. È una sfida dei nervi. Qui è davvero dura, ma ci proveremo. Uff. Real Mountain 2-1 alla caccia del trofeo. Vai, 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 che va bene. Attenzione a ste tre macchine che... Buon drifting, bravo, bravo, riprendiamola sta macchina, vai, vai, va bene così, va bene così. Nella crisi abbiamo fatto qualcosa di buono. Andiamosene, andiamosene in dritta, no! No, ripia sta macchina, forse la gialla ci supera.
Vai, vai. Va bene, va bene. Guarda se se leva la russa, ho dovuto fare sta cavolata, mannaggia. Ripiala, ripiala, ripiala. Ho dovuto fare sta cavolata perché sennò mi buttava fuori peggio. Però ho fatto una cavolata da niente. Non dobbiamo crederci. Posso prenderla, posso prenderla. Sulla curva quella lunga. Guarda la gialla che si doveva mettere in mezzo proprio adesso. Non la prendiamo più, non la prendiamo più, dannazione. Forse sì. Proviamoci. No. Secondo non lo so se abbiamo vinto, perché quella rossa mi sa che ci stava davanti. Non lo so, dovete sempre i risultati. Non faccio calcoli matematici, perché se no sono fregato. Vediamo. E l'abbiamo vinta anche questa. Andiamo. E andiamo. Niente replay. Meno male. Io mi sono fatto pure male. Meno male. Meno male. 15.000 dollari. E va tutto bene. E va tutto bene. So sordi. Per la copertina questo, 35.000, assolutamente so soldi. Hai una nuova macchina, vabbè, è sempre quella. Però se la rivendemo, sono 10.000 e diventano 45.000. E prima ho trovato il modo per venderla. Vediamo un pochettino. Allora, andiamo a prenderla, che tanto è sempre la Camaro. Prendiamo questa, che è quella cambia. Allora, dove era andato per la Chrysler? Sì, vendi auto. Io la vendo, eh. E 45.000, buttali via. Allora, ragazzi e ragazze, io direi intanto famo una cosa, salviamo il gioco, perché sennò se ritroviamo senza una lira dopo. Salviamo tutto. Abbiamo visto che le gare comunque sono difficili, perché il gioco prevede che siano sempre così. E comunque spero che vi sia piaciuto questo video. In tal caso mettete mi piace, condividete, iscrivetevi. E ci arriviamo a vincere l'evento, ci arriviamo a vincere quell'altra gara. Servono soldi, probabilmente farò un video per conto mio, così prendo un sacco di soldi e cominciamo a fare le cose fatte bene. Grazie di aver visto questo video gameplay e vi ricordo sempre di mettere mi piace, condividere, iscrivetevi, attivate la campanellina e ciao!